Il recente stop arrivato dalla Lega con annessa richiesta di primarie non frena l'entusiasmo di Fratelli d'Italia sulla proposta di candidatura a governatore della Toscana di Alessandro Tomasi. Lo dicono all'unisono due nomi di peso del partito che in occasione di una visita sul territorio viareggino hanno rilanciato il nome del sindaco di Pistoia. Chiaro che il sindaco di Pistoia per noi è un nome spendibile da mettere sul piatto a disposizione di tutta coalizione, cioè dobbiamo agire con persone che hanno dimostrato nel tempo di saper governare i propri territori e di avere comunque anche il consenso anche in maniera trasversale, perché questo lo sta dimostrando il sindaco di Pistoia. Una valutazione che convince anche i vertici regionali di Fratelli d'Italia. È un sindaco eccellentissimo, è tra i migliori nomi che questa Regione potrebbe esprimere al ruolo di governatore. Anche gli alleati sono d'accordo? Con gli alleati parleremo, sicuramente anche loro apprezzano, l'hanno già espresso pubblicamente più volte, il profilo di un candidato come potrebbe essere Alessandro Tomasi. La difficoltà è quella di far convergere gli alleati e in particolare la Lega sul nome del sindaco di Pistoia. Solo tre giorni fa il Carroccio aveva detto no alle imposizioni, indicando le primarie come il percorso migliore per scegliere il nome del candidato governatore del centrodestra.